Ehi, prima di iniziare con il video, sai che è uscito il mio nuovissimo libro? Kendall alla ricerca della spada dell'infinito. Guardate, questo è il davanti e questo è il dietro. Potete già comprarlo su Amazon, il link lo troverete qua sotto in descrizione. Che cosa aspettate ragazzi, ve lo devo dire due volte? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Come vedete mi trovo in creativa perché dobbiamo equipaggiarci al meglio possibile per affrontare uno dei boss più difficili di Minecraft. Tranquilli, tranquilli, tra non molto capirete. Allora, prendiamo subito un set in netherite finale con ovviamente protezione 4. Non sto a mettergli degli altri incantesimi perché secondo me protezione 4 basta e avanza, e me lo auguro sinceramente. Sappiate che non ho ancora testato la potenza di questo boss, quindi sarà interessante vedere se mi fracasserà di botte. Dopodiché prendiamo un arco, prendiamo ovviamente sharpness, power e tutto ciò che può rendere un arco super super potente. Adesso ci serviranno soltanto delle candele, una rosa di wither, delle shard, prendiamo le 64, bastoncini, crafting table e bottigliette vuote. Tutto il resto sarà superfluo e direi che ci possiamo mettere in survival. Allora, la prima cosa che devo fare è creare una nuova arma, che è questa, la falce selica. E probabilmente starete pensando: che cosa cavolo è? Che figata! Avete ragione, è una figata. Questa è un'arma della morte. Infatti la posso utilizzare in due modi: con un attacco normalissimo come questo, oppure con un attacco speciale come questo. Ogni volta che uccideremo un mostro riusciremo a risucchiare la sua anima all'interno delle bottigliette. Infatti come vedete adesso c'ho ben tre anime all'interno delle bottiglie dell'anima. Ce ne serviranno un pochettino di più. Animali, vedo un bel pollo. Ciao pollo. E what's up? E adesso ne abbiamo quattro. Ah, mi sono dimenticato, prendiamo pure delle mele d'oro, che non si sa mai. Adesso non ci resterà che cercare il portale del Warden. Ed eccoci arrivati. Siamo nell'Ancient City, oscura e tenebrosa. Cerchiamo di non svegliare il Warden, anche se penso che potrei ucciderlo tranquillamente con questo equipaggiamento. Quello che dovremo fare infatti sarà salire in alto in questo modo, di fronte al portale spento, e creare una piattaforma abbastanza grande, tipo così più o meno. Credetemi ragazzi, quel che state per vedere è fuori di testa. Non siete pronti. Adesso non dobbiamo far altro che posizionare le candele in questo esatto ordine qui. 3, uno qua, un, due, tre e uno qua. Bene, e io devo restare perfettamente al centro. Prendiamo il nostro flint and steel e adesso le accendiamo tutte quante. Bene, non ci resta che fare il rituale. Quindi prendiamo la bottiglietta delle anime e abbiamo appena acceso il nostro rituale. Adesso, per accendere il portale del Warden, non dovremo far altro che tirare una di queste Echo Shard in questo modo. E poi... colpisci! Ok, siete pronti? Guardate ragazzi, oh, sta esplodendo! Oh mio Dio! L'abbiamo acceso ragazzi, il portale è finalmente acceso e possiamo entrare nella nuova dimensione. Ok, facciamo molta attenzione a non svegliare il Warden, non voglio dei problemi. C'è una mela d'oro qua? Sì. Bene, bene, bene ragazzi. Guardate tutta l'energia che esce fuori dal portale. Mi sta chiamando a sé. Mi dice: Kendall, vieni. So che puoi farcela. Oh mio Dio, c'ho un po' di paura. Ok, si entra. Ci vediamo nella nuova dimensione. Questo è il Nyctocosm. Dimensione oscura piena di morte e distruzione. Guardate per esempio quei fantasmi volanti. Come vedete mette totalmente i brividi. Oh mio Dio! Chi è lui? Spero di essere equipaggiato abbastanza bene per sconfiggerli. Proviamo ad attaccarne uno. L'ho preso? Non lo so. Ah! Oh mio Dio, gigante! Che cosa fa? Oh! Mi prende a pugni, mi prende a pugni! Come faccio a ucciderlo? Con l'arco? No, non lo posso uccidere neanche con l'arco? Con la falce, certo! Ok, aspettiamo che... wow, chi è? Aspettiamo che passino le tenebre. Perché dobbiamo fare un nuovo rituale. Il rituale per svegliare il mostro più potente di Minecraft. Mamma mia, ragazzi. Credetemi, ho paura tanto quanto voi. Allora, iniziamo con le candele. Abbiamo bisogno di posizionarle nello stesso identico ordine di prima. E le dobbiamo accendere, ok. Accendendo le candele l'oscurità pian piano andrà via, ok. Accendi, accendi. E anche l'ultima. Adesso prendiamo la nostra anima. Rituale! Molto bene. Ho i brividi ragazzi, ho i brividi. E tecnicamente adesso se dovessi lanciare questa rosa del Wither apparirà uno dei boss più potenti di Minecraft. 3, 2, 1. Oh. Ok. Ok, per terra è diventato tutto quanto rosso. Dov'è? Oh! Eccolo!
Il serpente degli incubi. Oh mio Dio. Guardate ragazzi. Sto uscendo dalle pareti. Dov'è? Eccolo. Porca miseria, porca miseria. Non riesco a vederlo. Dov'è? Eccolo. Ah! Aiuto, 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 aiuto. Porca miseria, mi massacra. No, creativa. Oh mio Dio, ragazzi, stavo già per morire. No, mi serve subito un totem. Ero morto, ero morto. Ok, facciamo che lo affronto in creativa, che è meglio. Santo cielo, che cosa sei? Guarda, è gigante. Ok, con l'arco lo posso colpire. Non lo posso affrontare in survival, ragazzi. Avete visto che mi stavo uccidendo in 2 secondi? È troppo potente. E soprattutto in survival non vedevate assolutamente nulla. In questo modo almeno riuscite a vederci. Oh, santo cielo. Ok, provo a mettermi di nuovo in sopravvivenza. Sì, si è fatto di nuovo buio. Ciao, mangia la mela d'oro, mangia la mela d'oro. Dov'è? Dove sei, maledetto? Non lo vedo. Come faccio ad attaccare un mostro che non riesco neanche a vedere? Sparo a caso. Oh, l'ho preso! Oh mio Dio, che portento che sono. Riesco a prendere pure i mostri che non vedo. Dov'è? Oh, è qua dietro. Prendi questo. Prendi questo. Ah! Ok, è tutto ok, è tutto ok. Dove? Dove sei? Devo colpirlo in testa. È l'unico modo per fargli del male. Aia. Ok, l'ho preso. Me la doro. Cielo, che paura che fa. Dove, 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 dove? Devo cercare di capire come attacca. Qual è il suo metodo di combattimento. Aia. Preso. Preso. Mangia la mela d'oro, mangia la mela d'oro, maledetto. Posso utilizzare la mia falce? Credo di averlo preso. Ok, se piazzo del fuoco per terra si rillumina tutto. Oh, adesso sì che possiamo combattere, stupido. Sì, 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 sì. Oh, ok, mangia la mela d'oro. Tutto ciò che mi serve è semplicemente piazzare il fuoco. Dai, che ti piglio. Ti piglio. Preso. Molto più semplice combatterlo adesso. Sì, sì, sì. Stupido serpente schifoso. Wow, gli ho tolto tantissimo. Aia. E prendi questo. Altro che il warden, ragazzi. Dai, 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 è quasi morto. Sì, l'ho ucciso. L'ho ucciso. Cosa sta succedendo? Si è disintegrato! Ce l'ho fatta! Ragazzi, l'ho ammazzato, non ci posso credere! Fermi tutti! Tecnicamente dovrebbe avermi droppato qualcosa! Dove sono i suoi drop? Eccolo! È morto qua sotto! Eccolo, spada! Wow! No, 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 accendi il fuoco! Ok, mi dà un botto di livelli e anche la sua spada! La spada Wyrm Sliver! Porca miseria! Che figa! Bellissima! Oh, e posso fare i suoi attacchi. Proviamo ad attaccare quella creatura colossale. Ehi, bestiaccia. Vieni qua, fatti sotto. Non ho più paura di te. Prendi questo. Morto, wow. Ragazzi, questa dimensione è pazzesca. Non penso di aver mai visto niente del genere. Oh, non muore. Oh, finalmente. Per non parlare di loro, ste creature fantasma spaventosissime. Guarda quanto sono forti. Oh, questa è soltanto la versione alfa di questa mod. Quindi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, che così quando uscirà la versione completa la proveremo di nuovo insieme. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao.